Basta. 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 Capito? Basta. Basta. Basta video dove sembro un folle. Basta. È il momento di fare qualche video tranquillo. Dove disegno. Dico qualche cazzata. Dei video più semplici. Soprattutto perché non ho più tempo. Devo disegnare. Disegnare, disegnare, disegnare. Provare. Provare, 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 poi... Disegnare, designare... Dipingere? No! Disegnare. E basta. Ok. Disegnare, E quindi niente, mi hanno chiesto di fare una sorta di tutorial su come disegno, su come coloro e lo farò sul colore, un tutorial, insomma, diciamo che devo colorare questa cosa e niente. Sì, non ho mai avuto un buon rapporto con i tutorial, soprattutto perché tutti i miei amici che guardano i miei video hanno fatto il mio stesso percorso di studi, quindi sanno meglio di me come si colora e come si disegna. E quindi mi sembrerebbe strano, un po' come fare un tutorial su come si cammina, che ne so. Salve, io sono Rama DG, camminatore professionista, e oggi vi mostrerò come si cammina. Che stronzata. Però magari per qualcuno può essere utile, soprattutto perché me l'hanno chiesto, quindi è solo per questo che lo faccio e per fare qualche video così, vabbè, insomma, si è capito. Abbiamo il nostro disegno. Problema: ci serve il colore. Soluzione: coloriamo. Come si fa? Basta guardare il tutorial di Rama DG. Greve, non c'è ancora un tutorial di Rama DG su come si colora. Passo numero 1. Scegliere i colori. Allora, blu, perché è il colore dei capelli di Eva, quindi anche se non state disegnando Eva, mettete del colore blu per amore della pace. Un po' di blu. Si crea un nuovo livello, ok, modalità moltiplicatore, ok, non so che razza di programma di disegno usate, però sicuramente sulle impostazioni del livello ci sarà la modalità del livello e moltiplicatore, scherma, queste cose qua sotto. Se disegnate a mano e colorate a mano, questo è il video sbagliato. Come vedete, con moltiplicatore
si vede così. Non so spiegare il processo psicologico per il quale funziona questa cosa, ma funziona. Ecco. Come scegliere i colori? Allora, sappiamo che c'è il blu dei capelli di Eva. Disclaimer, avvertenze. Magari dico delle inesattezze, ma questo è il mio modo di colorare. Se sbaglio qualche termine, è perché non me ne frega un cazzo, essenzialmente. Quindi, ruota del colore. Abbiamo il blu, in questo esempio. Gli altri colori che sceglieremo andranno da il più vlo... il più... dal blu violetto all'azzurrino verdino, ok? Per la maggior parte. Poi ci si possono fare i contrasti, le cose strane, puoi colorare tutto quanto con tutti i colori dell'arcobaleno, però se vuoi fare una cosa armoniosa, semplice, ok? Stai più o meno su... se scegli colori freddi, se scegli colori caldi, se sono terrosi, colori terrosi, se solo terrosi... Poi c'è la pelle di Eva che è grigetto, però ecco una cosa, se usate dei grigi, sempre grigi colorati, quindi qui sulla ruota del colore la saturazione è bassa, però non al minimo, ok? Quindi c'è un po' di azzurrino e poi la luminosità in base a come lo volete, il grigio, insomma. Bene, a questo punto abbiamo la pelle chiara di Eva e adesso andiamo su il verdino, azzurrino verdino, mettiamo la luminosità molto bassa, la saturazione così così, creando una specie di colore neutro. Perché? È importante anche bilanciare la quantità di colori molto saturi con la quantità di colori meno saturi. Scegliete un colore predominante, un colore più brillante degli altri. Allora, vi ho detto la cosa dei colori, quindi tutto sul blu, blu azzurrino violetto. Però va bene se si mette un colore, come dire, due colori, ecco, due colori principali, un azzurrino e un altro colore, tipo col blu sta bene il rosa, non mi chiedete perché, non lo so, sta bene il rosa, un rosa un po' così, un po' sempre un po' smorzato, no? Per lasciare spazio agli altri colori, poi bisogna fare delle prove per vedere se effettivamente sta cosa funziona, quindi... Però sì, in digitale poi è meglio non avere paura dell'errore, di fare dei colori di merda. Intanto buttali tutti, poi si vedrà. Più slavato. Un po' di dubbi su come fare ste lenzuola. Tutorial sul colore by Rama DG. Rama DG si incarta sul colore e non sa più come fare. Ecco qua, alla fine ne sono venuto a capo. Anche per me è difficile abbinare i colori in modo soddisfacente. Non sono ancora del tutto soddisfatto. Forse è quel lenzuolo che si mischia troppo col colore della pelle, non lo so. Comunque, a questo punto, se volete vedere perché i vostri colori non vi convincono, andate su filtri, colore, insomma, o qua hue and saturation, e togliete la saturazione e così si vede il problema. Come potete vedere, il mio errore è palese. I capelli e lo sfondo hanno la stessa luminosità, mentre la pelle, il lenzuolo e la felpa hanno tutti la stessa luminosità, quindi qualcosa deve cambiare luminosità. Ok, visto la differenza adesso, cioè adesso il disegno ha senso
anche in bianco e nero, no? Le luminosità, quindi ci sono, cioè, lo sfondo che, guarda, addirittura si potrebbe fare ancora un po' più scuro. Ecco qua. Come regola generale, l'importante è che parti della stessa luminosità non siano vicine tra loro. Quindi i capelli sono unici come luminosità, lo sfondo anche, il cuscino pure, la pelle, la maglietta, vabbè, però è un pezzo, diciamo, il corpo del personaggio è separato, pure gli occhi e la bocca sono separati, e il panno sotto anche, insomma. E adesso la parte più importante, dopo aver scelto i colori ed essere soddisfatti con il risultato, è il momento di fare una pausa. Basta! Certo.